arrivati per la presentazione di Too Many Bones Under 2. Ora c'è da stare molto attenti a presentare questo gioco perché pesa quanto un proiettile da trabucco, quindi c'è da stare molto attenti. Perché? Perché c'è veramente tanta roba dentro. Il gioco è uno spin-off a sé stante di Too Many Bones. E stiamo attenti perché mi aspetto una quantità di segnalini e dadi fuori dalla grazia di Dio. Ecco qua. Il gioco in che cosa consiste? Riprende a un buon 80% le tematiche di Too Many Bones, ovvero non è proprio un dungeon crawler, ti vai a ricreare, sì, guarda pure la quantità minima che ti aspetta. È un RPG maker, ma basato tutto sui dadi e sui token. Quindi, dadi, altri dadi, fish colorate. Bisogna stare molto attenti perché qui a sfondare il pannello di vetro ci vuole veramente un attimo. Sì, non so se basterà il tavolo. Aspetta, altre. Ed ecco, sono in neoprene. Credevo fossero in cartoncini. Invece, bello il neoprene. Se noi andremo con la mia ossessione compulsione. Voilà, bello. Questa è la vostra scheda del personaggio, dove via via che andrete avanti nelle quest, migliorerete le statistiche, andrete a piazzare i vari dadi. A seconda di come li piazzate, come nei classici RPG per computer, per intendersi, ad albero, andrete a sbloccare nuove abilità, nuove caratteristiche. Queste sono la scheda dell'altro PG. E questa invece è come la griglia dove verranno risolti i combattimenti, dove andranno a essere messi i vari token dei nemici, potenziamenti. Qui c'è un avvelenamento, si comincia bene. E il gioco quindi consiste nel tirare letteralmente tonnellate dadi e settarsi al meglio le possibilità del personaggio. Cosa importante, è uno spin-off, ma tranquillamente può andare a integrare il gioco originale per andare ad aggiungere la classe del druido e del bardo nel set di 6 personaggi ci sono nel gioco base di Too Many Bones. Ma comunque, volendo, potete giocarci tranquillamente da soli o con un'altra persona, è tutto un altro filone di storia e posso garantire che va avanti il gioco, non è un gioco che risolvete in un'oretta, va abbastanza per le lunghe, a patto che vi piaccia, come ovviamente a me si può leggermente intuire, avere chili e chili di dadi e token da distribuire sul proprio campo. Che bello. Quei dadi no, perché sennò dopo dire